Caterina Balivo nei guai. La conduttrice partenopea e il suo programma Vieni da me accusati di plagio. L'ipotesi è stata lanciata dal giornale Il Fatto Quotidiano che, attraverso un articolo, ha fatto sapere a tutti di aver indagato sulla vicenda mandando un giornalista a Viale Mazzini. Il giornalista in questione ha chiesto ai dirigenti se la RAI paga i diritti d'autore allo show statunitense oppure no. Ma come è iniziato tutto? Il dubbio è sorto quando, nel programma di Caterina Balivo, è spuntato lo spazio chiamato Il tè delle principesse. Nello spazio in questione due gemelline fanno una serie di domande a un personaggio dello spettacolo ospite nella trasmissione. Ebbene, questo tè delle principesse sarebbe uguale identico a un spazio di una trasmissione americana. Dapprima, nelle repliche di Vieni da me in onda su Rai Play, nei titoli di coda sono spuntate queste informazioni. Programma è basato su un format di A Very Good Production in association with Telepicture e licenziato da Warner Bros. International Television Production. Punto. Negli ultimi giorni, però, l'informazione è sparita. Ed è stata sostituita con una dicitura che dichiara che il programma di Caterina Balivo collabora con la casa di produzione Magnolia. Beh, non è una cosa buona. E i guai per Caterina Balivo sembrano essere dietro l'angolo. E pensare che Vieni da me stava iniziando ad andare meglio, dopo gli ascolti bassissimi del primo periodo. Sembrava stesse alzando la testa. E ora questa nuova mazzata, dopo le polemiche sul budget a disposizione del programma, troppo elevato secondo alcuni, adesso arrivano anche le accuse di plagio. Che la nuova trasmissione condotta da Caterina Balivo si ispirasse ai talk show americani, si sapeva. Ora, però, l'aggiunta di quello spazio del tutto uguale a quello dello show di Ellen DeGeneres, ha sollevato un bel polverone. E allora il Fatto Quotidiano si chiede se la RAI paghi i diritti d'autore. In quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi, così Caterina Balivo ha annunciato l'ingresso in studio delle piccole Camilla e Kerin nel nuovo spazio inaugurato da Albano Carrisi. Punto. Tu sei quello del video di Rovazzi? Mia nonna vuole che tu e Romina vi rimettete insieme, il primo bacio con Romina? Perché vi siete lasciati? Sei ricco? Hanno chiesto al cantante le due gemelle. E il quotidiano parte all'attacco, di nuovo, come detto dalla Balivo, non c'è nulla. Così come lo studio richiama alla versione originale o gli altri giochi testati nel corso delle settimane arrivano proprio da oltreoceano. Ma del resto Vieni da me è dichiaratamente ispirato, o copiato? Al famosissimo show cult negli Stati Uniti. Sorge dunque spontanea una domanda: la RAI paga i diritti alla Telepicture, società controllata dalla Warner Bros. Che produce lo show americano? E ora come andrà a finire? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.